problemi sembrano essere quelli atavici della giustizia, non ci risulta che siano stati adeguati al periodo successivo alla fase strettamente emergenziale. Come organismo congressuale forense, che rappresenta politicamente tutta l'avvocatura italiana, a livello nazionale oggi stiamo svolgendo nelle 26 sedi distrettuali delle corti d'appello delle manifestazioni, la principale a Roma in piazza Cavour, le altre come conferenza stampa per questioni anche logistiche, per rappresentare il grave problema in cui ancora la giustizia versa. Dovevamo riprendere con la cosiddetta fase 2 e poi con la fase 3, e in realtà molti degli uffici giudiziari sono sostanzialmente ancora in gran parte bloccati, gli accessi alle cancellerie non sono consentiti dappertutto, non sono consentiti se non con prenotazione telefonica o telematica. In molti casi tanti colleghi hanno aspettato una convocazione a tempi scaduti, è arrivata da loro e non hanno potuto svolgere gli adempimenti necessari. Le udienze sembrano sì essersi riavviate verso un ordinario svolgimento, ma sostanzialmente molti sono ancora i processi, le cause civili che vengono rinviate. Vengono rinviati spesso a date, come si diceva una volta, sarebbero le cosiddette calende greche. Ieri per esempio la notizia della Corte d'Appello di Roma di rinvii addirittura al dicembre del 2021. Anche qui da noi molti processi sono stati rinviati a fine anno, ad anno nuovo, e il problema serio è che la prospettiva non ci dà una serenità e un maggiore ottimismo, un maggiore senso di ordinaria ripresa, così come l'auspicavamo già nei tempi critici della pandemia, del periodo di clausura. Se pensiamo ad esempio che in molti uffici giudiziari lo svolgimento delle udienze è limitato solo alle prime udienze o alle situazioni più semplici, non si possono ancora sentire i testimoni, non possono quindi svolgersi le istruttorie come si vorrebbe. La auspicata ripresa sembra poi essere limitata anche da alcuni emendamenti che in un primo tempo potevano addirittura darci la sicurezza di riprendere almeno dal primo luglio, però con un codicillo evidentemente introdotto all'ultimo momento si farebbero salvi i provvedimenti già adottati, il che significa sostanzialmente che se sono state già rinviate le udienze anche del prossimo mese, l'imminente mese di luglio, non si potranno poi riprendere e ritrattare come si sarebbe dovuto e come si sarebbe voluto. È per questo che noi rivendichiamo che dal governo centrale, per quel che riguarda gli aspetti più localistici anche con le autorità sanitarie, si possa riuscire a riprendere normalmente il lavoro nelle aule di giustizia, facendo sì che si affianchino a quei sistemi emergenziali delle udienze da remoto che noi abbiamo avversato da subito e continuiamo ad avversare, perché riteniamo che non sia un modo di amministrare la giustizia adeguato, e che si riprenda effettivamente in presenza nelle aule, che si dia la tutela ai cittadini, a coloro che hanno bisogno di giustizia, che hanno le loro ragioni compromesse o sospese, che possano effettivamente venire tutelati e possano vedersi non rinviati ad un'epoca talmente lontana che non si comprende se ci sarà mai una giustizia, ma si riprenda già dal mese del prossimo mese di luglio o comunque da settembre, senza sistemi che non consentono alla cittadinanza di vedersi tutelata in tutti gli aspetti, in tutte le proprie ragioni, gli interessi legittimi, nei diritti soggettivi che vengono calpestati e non trovano adeguata risposta in questo momento, in questo modo di amministrare la giustizia. Una lancia va spezzata, perché alcuni uffici giudiziari in Italia sembrano aver ripreso in maniera quasi normale. Anche qui a Campobasso stiamo faticosamente riprendendo, sembrerebbe, per esempio in altri uffici del nostro distretto non c'è lo stesso ordinario modo di procedere, e molti colleghi si lamentano purtroppo della situazione che si prospetta. Noi abbiamo anche stilato un documento, lo lasciamo eventualmente alle redazioni perché venga diffuso, con il quale chiediamo e spieghiamo fortemente l'intervento del governo in tal senso, il governo del Parlamento, sebbene sia a questo punto il governo quello che svolge
sostanzialmente il ruolo politico e che ci consenta di rientrare nelle aule. Lo vogliamo fare, è quello che rivendichiamo con forza, sperando di non essere poi costretti a altre forme di protesta più eclatanti e più decise.